voi. Allarme, recessione al sud, il PIL cala dello 0,2% nel 2019, si allarga, così si amplia la distanza con il nord e dal 2000 sono 2 milioni le persone che hanno lasciato le regioni meridionali e la metà di queste sono giovani. Un declino che va veloce, il sud che trascina verso il basso, anche il nord più ricco. Siamo a crescita zero a livello nazionale, ma sono le regioni meridionali a pagare il prezzo più elevato. Secondo il rapporto annuale dell'Associazione per lo sviluppo dell'industria nel Mezzogiorno, il 2019 vede il sud entrare in recessione con un PIL in calo dello 0,2%. Ci sarà una debole ripresa nel 2020, ma nei prossimi anni, secondo lo Svimez, il PIL potrebbe subire un calo del 40%. Il quadro è davvero desolante. Dal 2000 le regioni meridionali hanno perso addirittura 2 milioni di persone e nei prossimi 50 anni dal sud se ne andranno altri 5 milioni, soprattutto giovani e laureati. Il reddito di cittadinanza non basta, il sud si è impoverito, lo dimostrano i dati. Nel 2017 le famiglie in difficoltà erano 847.000, nel 2018 822.000. Rimane difficile tutta la situazione del lavoro in tutta Italia, che appare a due velocità, secondo l'ultimo rapporto di Banca Italia sulle regioni. Nel 2018 sono stati creati appena 306.000 nuovi posti di lavoro al centro-nord, solo 40.614 al sud, quanto quelli del solo Veneto. Un'ulteriore conferma che al sud non nasce il lavoro. Non decollano le forme di incentivi, l'80% dei contratti part-time vengono accettati, ma in modo involontario, non per scelta del lavoratore.